Viva la fabbrica del gelato, in 3 minuti è preparato. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, 2 cuori, una cappa è il posto giusto. La fabbrica del gelato, e quindi sì, benvenuti qui nella nostra cucina di pazzi, una cucina. Ciao veramente... ragazzi, ve lo ricordate il jingle della fabbrica del gelato? Certo, certo. In 3 minuti è preparato. Con, e se rimani senza ingredienti, ecco, cameo, son belli. Sì, roba sì, atavica, la roba di tanto tempo fa. La pubblicità e la televisione fanno male, possono sì, rendere sì, in questo così. Modo. Lo so, lo bene, so. E quindi... Ma casa nostra... Beh. Che c'è? No, niente. Ma casa nostra si è trasformata in una fabbrica del gelato, perché da quando abbiamo la nostra gelatiera, che ce lo chiedete sempre, ragazzi, io il link ve lo metto nell'info box della gelatiera, ma la nostra è una gelatiera Koenig. Sì, HF320, una cosa di questo, sì, comunque, sì, andate sì. a vedere qua sotto. Il link è giù, è spettacolare, fa dei gelati super e io sono rovinata. Allora, devo dire che non è vero che sono rovinata, perché riesco a fare anche degli ottimissimi gelati light, sia con edulcoranti che solamente di frutta. Se vi interessano, non ve li ho proposti perché sono dei gelati veramente molto basici, molto light, che possono piacere solamente a quelle poche donne, pochissime donne che sono alla ricerca di una linea però perfetta, che è così stenta ad arrivare, tipo io. E se vi piacciono anche quei tipi di gelati, lasciatemelo scritto tra i commenti, che noi ci adopereremo a farvi vedere anche quelli. In questo momento io vi sto lasciando le ricette dei gelati più famosi e più tradizionali. Ora, in linea di richiesta, ai top 2 delle richieste abbiamo... Cosa c'è nella nostra? C'è il gelato al pistacchio e il gelato al caffè. Bene. Che sono i gelati che ci appropinquiamo a fare per voi. Oggi cosa Oggi facciamo? Faremo il gelato al pistacchio. Bene, e quindi spostiamoci di là. Ed ecco l'occorrente per il nostro buonissimo gelato al pistacchio. Se voleste avere anche la ricetta della granita al pistacchio, lasciateci un bel like e fatecelo capire lasciando un commento dove lo richiedete esplicitamente. Anzi, posso dire una cosa? Se volete la granita al pistacchio, dobbiamo arrivare a 100.000 like e la faremo il prossimo anno. Quindi, certo, ma 100.000 like. 100.000 like in un anno ce la facciamo, no? Vero ragazzi? Come e no? Vabbè, dai, like... accontentiamoci di... 500 like, su, dai, 1000 like, 500, vabbè, dai, vediamo vabbè, dove potete arrivare. Allora, ingredienti, innanzitutto una buona pasta di pistacchio. Io qui la crema al pistacchio acquistata alla Lidl, io vi ho detto una buona, ma sinceramente non lo so se è buona questa. Ora la assaggeremo e poi vi diremo. Poi... Sì, ci sono tante di queste Nutelle al pistacchio in tutti i supermercati, nei reparti regionali. Poi una confezione, ma anche due se volete, di pistacchi al naturale, questi qui non salati, tostati ma non salati. Ora Gabriele si diletterà a sgusciarli tutti. 500 ml di latte, 200 ml di panna da cucina e zucchero. Lo zucchero potreste anche ometterlo se vi piace già col dolce della Nutella al pistacchio, diciamo così, della crema spalmabile al pistacchio. Vi consiglio di amalgamare tutti gli ingredienti, assaggiare e in caso aggiungere lo zucchero a piacimento, cucchiaio dopo cucchiaio, perché col pistacchio è un attimo passare dall'insipido allo stucchevole, quindi andateci piano piano. Io vi dirò quanto ne metterò. E il colorante verde non ce l'abbiamo? Niente colorante verde, perché il vero gelato al pistacchio non è verde. Cominciamo subito. We'll be right back.
farò il preparato direttamente nel bicchiere del frullatore, quindi adesso vi andrò a pesare tutti gli ingredienti così al netto. I pistacchi sono alla fine 150 grammi per intenderci. Ora mettiamo i 500 ml di latte. Se non avete la misurazione in ml, vi dico anche l'equivalente in grammi, che è 517. La confezione di panna, che è sempre 200 ml. Questa è panna da montare, ma potete usare anche della semplicissima panna da cucina. Non vi consiglio quella vegetale, ve la consiglio proprio panna, quella vera. Buona, è buona. Non è molto dolce, ma è buona. Però è molto oleosa, come vedete. Verso il preparato al pistacchio. E lasciane qualcosa dentro il barattolo. Perché c'è qualcuno che vuole leccare il barattolo? No. Ah, mi sembrava. Questa è 190 grammi, è più che sufficiente. Adesso vi faccio vedere quanto è facile usare questo frullatore. Guardate. Allora, metto il bicchiere, che può essere messo in qualunque verso ci venga più comodo. Copro con il tappo, che è morbido, quindi si infila in un attimo. E io vado direttamente a velocità 7. Vado! Così siamo a velocità 6. Vi faccio vedere il massimo. A questo punto assaggio il composto per correggerlo il zucchero. Io andrò a mettere 2 cucchiai di zucchero, 1 e 2. Per gli amanti del non dolcissimo, anche senza zucchero andava benissimo. E parte la rima. Ricomincia la bagarre! Dopo appena 2 minuti è tutto bello liquido e pronto, come vedete. Voilà! Verso direttamente nel cestello e metto in macchina del gelato. Questi due elettrodomestici sono fantastici, sia il frullatore, come vedete, che ha reso liquido qualunque cosa. Ci vediamo tra un'ora. Il gelato, ragazzi, purtroppo non ve l'ho potuto fare vedere appena venuto via dalla macchina del gelato, perché mi ero appisolata e ho trovato mia madre che se ne mangiava un bicchiere e mio marito che leccava la paletta del gelato. Così, ma lei si è molto arrabbiata di questa cosa. Beh, direi, perché dopo che uno fa un video, dai, ci mettiamo 2 pistacchietti, arrivano e se lo mangiano senza, cioè, mi ero appisolata, ragazzi. Non devi mai appisolarti, non devi mai distrarre. È vero, comunque questo vi dice, ve la dice lunga su quanto sia buonino il gelato. E allora guarniamo con un pistacchino qua al centro e voilà. Prego, prendetevelo subito prima che qui se lo sbranano e non ne trovate più neanche voi. Ciao, ciao. Com'era? Sì, è veramente pistacchioso. Avete visto come si fa il gelato al pistacchio? È ricco, non è quel verde tipo alien, tipo alieno, insomma. No, non è affatto verde sul marroncino, ma è buonissimo a dispetto del suo colore. È veramente molto molto buono, cremoso, gustoso. Un gelato estivo e non. Giusto? Sì, è un gelato che si presta bene per qualsiasi occasione. Io direi conservatevi questa ricetta, perché a Natale la ripescheremo per un buon panettone farcito al gelato insieme ad un altro gusto più invernale. E allora, perché per esempio faremo il gelato con la neve?
faremo il gelato, il panettone gelato. Sì, no, sì, sì, veramente. Quindi rimanete sintonizzati qui, sì, per fino a Natale, per vedere questo famigerato e famoso panettone. E allora, se questo video vi è piaciuto, refrigerateci un pollice in su, sì, sì, condividete questo video sulle vostre pagine, non fategli girare le palle del gelato se non fate queste cose. Ah, Gabriele saluta tutte le sue fan. Sì, ecco, grazie, grazie per avermelo ricordato. Vi ringrazio tutti quelli che magari ci fermano al supermercato o al centro assistenza dove ho riportato per l'ennesima volta la macchina del pane. Si è rotta di nuovo la macchina del pane, ragazzi, parliamone. Quindi, signora Mulinex! Grazie a tutte le signore, a tutte le nostre amiche, amici che ci fermano ogni tanto qua e là per la città. E che gli dicono in mia assenza cose bellissime di me. Grazie, vi voglio bene, ragazze! Gli dicono che ha una moglie dolcissima, che è una moglie bellissima, possono dirglielo solo perché non mi vedono. Ed è verissimo, e quindi anche per questo continuate a seguire questo meraviglioso canale. Noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole gelate. Ciao! Ciao!